Il nostro kit clamp, il packaging che può essere utilizzato sulla tua postazione per tenere gli stessi clamp o altri strumenti come ad esempio anche le lime o il tagliatip oppure i pennelli. Il nostro kit è costituito da tre clamp neri e tre clamp bianchi. Sono simili ma non sono uguali e possono essere utilizzati su tutte le morfologie e tipologie di unghie. È facile mantenere il clamp disinfettato, basta mantenerlo all'interno di queste bustine. La disinfettazione a freddo è la migliore per mantenere il clamp pulito per la cliente successiva. In questa dimostrazione andremo a vedere come creare una forma mandorla utilizzando il clamp nero. Vedi, questo modo di chiuderlo in questo modo fa sì che le barre si mettano in posizione a formare un triangolo, così da poter dare forma ad una mandorla o comunque di una qualsiasi unghia fatta a punta. Andremo a trattare un'unghia onicofagica che non presenta una pelle sul vallo ungueale molto spessita, ma sicuramente una cuticola molto rigida e spessa. Vado a controllare quello che è il clamp più adatto per questa tipologia di unghia. Lavoro sulla mia unghia con spingipelle per tirare indietro la piega prossimale che, essendo un pochino rigida, ovviamente cerco di fare una pressione molto leggera per evitare che la pelle possa subito reagire con ferite e perdita di sangue. E successivamente utilizzo la punta per fare la preparazione dell'unghia naturale. In questo modo riesco ad arruolare grazie all'utilizzo del clamp bene negli angoli, perché questo strumento mi aiuta ad abbassare la pelle del vallo ungueale, soprattutto in questi casi dove le unghie, essendo onicofagiche, oltre che sono corte, sono anche molto stressate e soprattutto danneggiate nei laterali. Inserisco la formina, faccio i tagli di cui ho necessità, faccio attenzione all'iponichio perché ovviamente quest'unghia, essendo danneggiata perché la mia cliente continua a morderle, ovviamente devo fare attenzione all'iponichio.
Quindi taglio la formina così da rendere un migliore inserimento, una miglior adesione della stessa. E ovviamente utilizzo il clamp per aiutarmi a controllare sia se la formina è stata inserita dritta, quindi nella giusta posizione, ma allo stesso tempo il clamp mi aiuta anche a mantenere il vallo laterale basso per applicare bene il prodotto. E tiene ferma la formina al dito della cliente, perché spesso abbiamo anche magari questa problematica, no? Che non riusciamo a fare degli allungamenti corretti perché le nostre clienti si muovono anche in questa fase. Io taglio la pelle in eccesso della piega prossimale soltanto quando veramente ne vedo la necessità. Altrimenti, come metodo alternativo, utilizzo lo spingipelle per tirarla indietro. Ed un metodo che metto in atto ogni volta prima di applicare sia preparatori che lo stesso prodotto costruttore. Questa per esempio è una tipica unghia nella quale io evito sempre di tagliare la piega prossimale anche se è leggermente in eccesso, perché come puoi vedere tutto intorno alla zona lamina ovviamente la pelle è leggermente infiammata e anche gonfia, quindi voglio evitare di creare qualsiasi tipo di fuoriuscita di sangue per far sì che poi mi crei comunque problemi a continuare il mio lavoro. Quindi utilizzo il metodo dello spingipelle che successivamente alla preparazione dell'unghia naturale vado leggermente a respingere indietro la piega prossimale e poi applico preparatore. Il clamp nero è quello che utilizzerò nella fase di pinching. Ovviamente le mie tre misure SML vado a decidere quella che mi è più opportuna per eseguire questa tipologia di pinching. Ovviamente lo valuto in proporzione alla larghezza della lamina naturale.
Inizio con l'applicazione e la stesura di un prodotto base Agrigel con glitter. Praticamente li vado ad inserire nella zona cuticola, facendo molta attenzione a non toccare la pelle e soprattutto cerco di inserirli su tutta quanta la zona 1 della cuticola, così da dare un pochino l'effetto come se creassi un punto luce sulla lunula della mia unghia. Successivamente alla polimerizzazione applico la pallina per l'allungamento, il mio soft white poligel, lo rendo omogeneo grazie all'utilizzo delle barre che mi permettono di applicare la stessa quantità di prodotto nei due lati e nell'allungamento della mia mandorla. Inserisco la mano in lampada per qualche secondo per far polimerizzare il tempo giusto e poi inserire il mio pinching nero forma mandorla. Vedi com'è facile l'inserimento, così da continuare la polimerizzazione del prodotto all'interno della lampada. Come vedi, è molto semplice da applicare e soprattutto è funzionale per mantenere il pinching in lampada, soprattutto per questi prodotti che necessitano di un certo mantenimento di questa fase della struttura. Continuo con l'applicazione dell'ultima porzione di prodotto, quindi vado dal punto stress, dall'apice e scendo giù con il prodotto per creare anche lo spessore. Come vedi, ho utilizzato come prodotto da struttura il soft white, dando una leggera parte di luminosità sulla nostra zona cuticola, per poi eseguire una semplice decorazione natalizia.
Successivamente alla veloce polimerizzazione per eseguire il pinching vado a togliere la formina, vado a controllare gli spessori e la curvatura, così da poter capire se c'è ancora necessità di applicare prodotto. Successivamente a questo momento applico il clamp nero per dare e continuare a dare la forma mandorla alla mia unghia e vado a continuare la polimerizzazione completa per definire così questa mia lunghezza. Limo la scatola della mia struttura, cosa significa? Che vado a definire i laterali e la punta. Una fase che va eseguita velocemente senza l'utilizzo del clamp. Il clamp lo inserisco successivamente a questa prima fase della limatura, perché in questo modo io vado a definire anche tutti quanti gli spessori, così per capire che tipo di limatura devo eseguire con la fresa e quindi quale punta è più adatta per fare quel tipo di limatura. Inizio la prima fase della limatura con la punta scanalata, inserisco il clamp frontalmente e vado comunque a definire un pochino la struttura. Le barre laterali mi aiutano a capire dov'è che è depositato maggiormente il prodotto, così da riuscire a non perdere tempo e limare subito dove ho necessità.
Eseguo la limatura della lunghezza utilizzando il terzo livello del clamp. Sì, perché il clamp si può utilizzare rispetto ai tre livelli e riesco in questo modo ad eseguire la stessa forma su tutte e 10 le unghie. Utilizzo le barre laterali del clamp per andare a limare i laterali delle unghie, mentre invece utilizzo il terzo livello, cioè gli archi interni, per andare a limare la punta, così da avere la stessa forma di unghia su tutte e 10 le dita. Termino con la limatura della struttura andandola semplicemente a levigare con la punta 180. Mi spingo leggermente indietro la pelle che è venuta avanti dalla piega prossimale perché inizialmente ti avevo evidenziato che è una pelle abbastanza spessa, così da prepararla per applicare il top. Visto che ho deciso di fare una decorazione, il passaggio del top lo farò successivamente. Mi sono preparata una palette con sopra dei colori paint per andare a fare la base di questa decorazione, che sarà un fiocco natalizio.
creo tutta quanta la base del fiocco, la faccio bianca e poi vado a dare forma con il rosso, utilizzando dei pennelli molto sottili, altrimenti le righe verrebbero troppo spesse. Cerco di dare anche una leggera sfumatura per dare un pochino di tridimensionalità a questo fiocco. Un'idea carina, semplice e veloce per poter gestire durante il periodo natalizio. Successivamente alle varie polimerizzazioni dei colori, ovviamente vado ad applicare il top sigillante.